Hola Alvaro, che tal? Bien, che tal tu? Bene, ma ti dico che io ho già esaurito le mie parole in spagnolo, il mio vocabolario finisce qui, quindi ti chiedo la cortesia di passare all'italiano, va bene per Certo. te? Cominciamo a sentire profumo di estate, Alvaro, e tu puntualmente non deludi mai le nostre aspettative perché torni con un fantastico nuovo singolo, Solo para ti, dopo questo album Magia. È una nuova canzone e ci racconti una nuova versione di te. Scopriamo qualcosa di nuovo. Ci vuoi Sì. Certo, raccontare anche questa felice collaborazione? è una collaborazione che è un esperimento un po' anche, no? Perché ci siamo messi insieme con Topic è un DJ molto conosciuto mondialmente e ha un suono molto speciale, no? Molto suo, e anche io ho il mio. Allora ho provato di fare un suono mischio con un mix giusto di cose sue e cose dallo stile di Alvaro Soler. E è stato un percorso molto divertente scrivere di questa manera, perché era un po' un challenge, no? Una sfida di vedere come lo facciamo. Forse non facciamo una canzone buona, che ne so, alla fine non lo sai mai, no? Perché ti metti in uno studio con lui e vediamo che succede. E può succedere, o sia, qualsiasi cosa. E quella è la cosa che mi piace della musica, che è molto libera, sono sentimenti molto, molto di cuore e non so, alla fine sono molto contento con il risultato. Di cosa parla questa canzone? Parla di... Bueno, tutti noi abbiamo avuto sicuramente già come si chiama? Un breakup, no? Amoroso, Una dove separazione. finisce, esatto, una separazione dove finisce una relazione. Penso che è molto interessante. Ovviamente è orribile quel momento, no? Però dopo un paio di mesi o di anni, no? Puoi anche vedere che in quel momento hai messo tutta la parte di cuore e di testa in uno, no? Che è molto difficile, e provi di fare la scelta migliore per il tuo futuro, no? Come persona. E penso che è un momento molto interessante psicologicamente per tutti noi, perché dobbiamo scegliere, no? Dobbiamo scegliere, e non è sempre così, perché normalmente abbiamo noi le routine, le cose che facciamo, non abbiamo delle scelte troppo troppo importanti che cambiano la vita, ma in questi momenti sì, e mi sembrava un anche una strumentazione con topic, no? Molto giusta per questo topic. Alvaro, secondo te per parlare di sentimenti, di certi sentimenti, bisogna averli provati, bisogna averli sentiti sul proprio cuore? Sì, certo, sì, ovviamente. Penso che è molto difficile scrivere se non hai vissuto le cose, no? Ovviamente. Quando io scrivo le cose sempre sono basate su fatti che sono successi veri, però alla fine sempre puoi anche già esagerare un po', no? Che è quella cosa divertente dell'arte, che lo fai così. Alvaro Soler è un po' un mood, no? Tu ci inviti a vivere un po' ballando, né troppo lento, né troppo veloce, riuscendo un po' a svicolare, danzando appunto tra anche tutto quello che succede nella vita, momenti belli e momenti brutti. Alla fine Alvaro Soler sia veramente il sole, tu cerchi sempre il bello, il positivo, mi sembra, ma è una tua caratteristica innata o è qualcosa che tu cerchi, ti sforzi un po' di fare? Tutte e due, penso. Penso che sì, che ho una determinazione più positiva che altre persone che ho conosciuto. Quello sì, però ovviamente anche io devo lavorare sul punto di vista, su determinate situazioni dove devo pensare più in positivo, no? Perché ovviamente mi posso anche arrabbiare o pensare, oh, perché questo non è andato così, no? O perché adesso è così adesso. No, non so, ci sono momenti dove per me la meditazione mi aiuta tantissimo anche, per anche vedere la luce in momenti più oscuri, e mi va fantastico veramente. O sea, oggi ancora non ho meditato, però forse dopo questa intervista lo farò. Ed è una cosa che tu hai sentito crescere in te, cambiare in te negli anni. Senti che stai lavorando su questo aspetto di te. Sì, sulla meditazione 100%, perché prima non lo facevo, e penso che quando sei così impegnato
come io, come il mio team, noi non ci fermiamo mai. E o sea, oggi sto parlando con te, ma domani ho un concerto, il primo concerto del tour. E penso che c'è bisogno anche di momenti puntuali per staccare un po' anche dentro di tutto questo caos, no? Che c'è, questo caos bello. E per me è molto importante, sì, e ovviamente adesso con l'età e con la maturità, ovviamente, pues, vedi quali sono le priorità in quello che vuoi fare e puoi scegliere che cose sono più importanti che altre, no? E la musica, forse all'inizio l'hai cercata proprio perché sentivi istintivamente che ti avrebbe anche aiutato nella tua vita proprio di crescita anche personale? Non lo so, no, coscientemente sicuro di no, perché alla fine la musica sempre l'ho fatto perché mi piace e perché la sento e non perché avevo un super plan di fare musica che mi serve anche a me, no? In realtà no, in realtà la musica sempre è iniziato da un punto di vista in realtà più egoista perché io volevo fare musica per me e non per altre persone, in realtà era perché mi piace a me, no? E quando ho iniziato a avere successo, ovviamente tutto questo cambia un po' perché vedi che c'è un sacco di gente che sta sentendo le tue canzoni e dici allora, ah ok, aspetta, adesso forse usiamo questo, no? Usiamo questo altavoce per dire delle cose che forse a me che ne so, sono importanti, no? E penso che voglio dare quel messaggio anche più gente. E con il mismo Sol è stato un po' così, no? Perché alla fine parla di un mondo senza barriere e con, bueno, con delle cose, bueno, senza i momenti come stiamo vivendo adesso, no? Che adesso siamo in un momento di guerra che è surrealista, mi sembra, ossia mi sembra così surrealista che non posso neanche crederlo. E qui a Berlino, sono qui adesso a Berlino e si sente più, no? Si vede la gente che viene di là, c'è gente che sta lavorando per fare anche di lezioni di lingua un po' per loro, perché così possono anche parlare un po' di tedesco, no? È una cosa. Noi abbiamo fatto anche delle cose con World Vision, con l'organizzazione dove sono io ambassador, per dare bueno, delle cose, come si chiama, basiche per anche i bambini e le famiglie. E per questo, per me la musica è sempre stata una maniera di sanare le cose, no? È molto pura, la musica non vuole più che sentimenti, non è come si chiama? È che in spagnolo si dice retorcido. Retorcido è quando sei come hai fatto troppi giri nella tua testa per arrivare a un punto. E no, la musica è molto diretta, la musica è come i bambini, no? I bambini dicono la verità così, puramente, direttamente, naive, ma molto bella. È così la musica. Da bambino poi di fatto ti sei avvicinato alla musica con il karaoke a Tokyo. Ci racconti Sì. quel Certo, momento? Quasi un po' per gioco hai capito che invece questa era la tua strada. era totalmente per gioco, no? Come ho detto prima, alla fine era cantare per me era come, che ne so, giocare alla PlayStation o così. È stato molto, molto divertente andare lì 5-6 ore con i miei amici, cantare. Fino a che la voce non ci sia più. E sì, è stato lì dove ho visto che potevo cantare meglio degli altri, o almeno che potevo fare delle altre cose, no? Ero più libero con la mia voce. In quel momento ho capito che, ah, ok, forse non tutti cantano allora. È stato divertente quel momento, sì, con 14 anni o così. E poi dal karaoke ti sei fatto conoscere con la tua musica, ma non solo, ed è arrivato il successo internazionale, anche in nazioni dove di fatto non si parla spagnolo. Qual è secondo te il segreto del tuo successo, della tua musica che va oltre la barriera linguistica? Penso che la gioia di sentire una canzone e vedere che c'è gioia in quella canzone, no? La gioia che noi mettiamo quando scriviamo una canzone, quando io canto una canzone e la scrivo, pues metto un sacco di gioia, soprattutto quando siamo alla registrazione, no? Quando scrivi ovviamente, pues, non devi avere questa super energia, però quando registri allora è molto divertente perché è molto corporale, no? È molto, è tutto. E penso che si sente all'altavoce quando tu hai messo la gioia nel microfono, la gente lo sente dopo. E per me questo è il segreto, sì, è il vibe.
E a proposito di questo, tu hai partecipato e continui a partecipare a diversi talent in qualità di giudice. Quali sono, secondo te, i criteri, gli ingredienti che ti fanno dire «Ah, oh, questa è una bella canzone» oppure «Questo è un bravo cantante»? Cosa cerchi? Io sono molto di come si chiama? Di sentimento, se non, forse non posso neanche spiegare perché, però si sente che è una cosa magica, no? E quando sono per esempio, a The Voice, no? Dove sei sulla sedia che non vedi niente anche, no? Che solo senti, è molto bello perché puoi essere messo solo sulle orecchie con come si chiama? Con l'oído, E per me è molto, o sea, quando sento una voce che mi piace, direttamente faccio il buzzer, no? E si vede, la gente sempre mi dice, ma come fai in 2 secondi a fare tu? Perché sono sempre il primo. Perché quando sento una voce che mi piace, anche con 2 secondi già sai che è fantastica, no? Perché fa qualcosa con me, che ne so, la vibrazione arriva di una maniera che mi fa vibrare anche me. E così quello bello della musica. Penso che non tutte le cose devono essere spiegate o devono avere una spiegazione. Forse a volte sono cose che tu senti e basta, no? E così è la musica e anche fare il giudice è un po' così. Tra l'altro, a proposito di voce, tu hai dato la voce a un personaggio Disney. Che esperienza è stata quella? Ma soprattutto in te esiste ancora il bambino Alvaro? È stato super super figo fare anche in italiano, no? Soprattutto l'ho fatto in tedesco e in italiano. E prima di tutto, fare un film Disney è sempre, oh no, no, sempre no, è un onore perché ho fatto solo uno, è un onore. E per me è stato super divertente farlo con tutto il team di doppiaggio, che era un team fantastico, che mi ha aiutato tantissimo, mi ha aiutato soprattutto a fare un personaggio che non abbia accento spagnolo, ma italiano in realtà, no? E io, pues per me è stata una sfida grandissima. Mi sono divertito, o sea, un sacco. E ero lì perché a me mi piace molto fare, soprattutto perché Camilo è il personaggio, è molto di cambiare voce, si trasforma in altre persone e io sono un po' così, no? Perché parlo un sacco di lingue, mi piace cantare, mi piace anche imitare delle voci, allora. A volte parlavi così, come più, e dopo così, più alto, e allora è una cosa che per me era molto naturale e non mi sono messo in un posto che non mi piaceva, no? È stato veramente wow, come, ok, questo è fatto per me, no? È fantastico. E quindi in te c'è ancora un po' quella magia dell'essere bambino, è una cosa che ti piace ancora sentire, questa parte di te un po' fanciullesca? Ovviamente, 100%, io quando sono allo studio o quando sono alle prove per il tour, pues sempre sono, o sea, devo avere il bambino dentro di me perché sennò non riesco a fare le cose che voglio fare, no? È una cosa bella perché penso che la musica ti rende giovane, ti mantiene giovane anche, perché sì, non smetti di lasciare andare un po' il bambino dentro di te. E poi adesso ne abbiamo tutti bisogno, no? Dopo questo periodo che abbiamo passato, stiamo ancora vivendo delle Certo. situazioni difficili da capire e da gestire. Cosa ti è mancato di più? Di cosa hai più voglia adesso? Io adesso ho voglia di suonare tutti i concerti che abbiamo in programma perché finalmente è ora di farlo, sai? O sea, è ora di andare anche sul pubblico, o sea, fare festa insieme un po'. E non rimanere così super staccato dal pubblico al palco, che è stato sempre un po' strano in quest'ultimo anno. E sono molto contento di avere la possibilità di essere libero, al palco, fare quello che vogliamo, e condividere quei momenti con la gente, perché penso che eravano molto importanti per noi. E adesso, pues torniamo al palco a suonare con questa allegria che abbiamo. Lo vogliamo tutti, ne abbiamo tutti bisogno. Alvaro, i tuoi prossimi progetti, cosa c'è in ballo nel tuo futuro? Adesso c'è un sacco di sperimentazione ancora musicale, un po' di musica, ma soprattutto saranno i concerti, cioè concerti da domani che inizia fino all'ottobre. Allora abbiamo un sacco di cose che stanno per arrivare, sono molto molto contento. Super live questo anno. Alvaro, tu sai che qui c'è un auditorio fantastico che ti aspetta.
La speranza è, salutandoti, che tu venga presto anche a trovarci per farci sentire la tua musica. Ti aspettiamo quando vuoi. Grazie, grazie mille. Grazie Sarebbe mille. Fantastico. Grazie, grazie, buona giornata a te. Grazie.